Allora, in questo video vediamo sette tipologie di domande che puoi fare ai tarocchi per migliorare la tua relazione. Perché tanto lo sappiamo, no? Che le domande sull'amore non vengono mai fatte. Prima tecnica, cioè, parte tutto da te, quindi devi essere la versione migliore di te stesso. Se entri in una relazione sentendoti in colpa, sentendoti abbattuto, sentendoti affranto, probabilmente quello che avrai è situazioni negative, poco appaganti, difficili. Quindi inizia da te. Se vuoi essere amato, devi essere amabile. Non c'è altro modo. Non puoi essere patetico, non puoi essere troppo tenero, non puoi essere troppo mollo. Non saprei nemmeno come dirlo. Quindi devi essere amabile e sarai amato. Prendi i tuoi arcani e chiedi come posso essere la versione migliore di me stesso. La seconda tecnica si basa sul lasciare andare i blocchi. Quindi, se hai vissuto, se stai vivendo un momento in cui ti senti particolarmente negativo, particolarmente destabilizzato, è importante capire che diavolo sta succedendo all'interno della coppia. Questo affinché il tuo rapporto possa crescere in una direzione più positiva o sicuramente più costruttiva. Molto spesso, quando ci troviamo in una posizione bloccata all'interno di una coppia, le energie negative tendono ad immobilizzarci. Ecco perché puoi chiedere alle carte come posso lasciare andare le energie negative che mi stanno bloccando. La terza tecnica è quella di rispettare i bisogni altrui. Questo perché tutti noi abbiamo delle esigenze, è normale, non mi dilungherò su questo. Ora è importante prenderti del tempo per capire cosa vuole l'altra persona, in modo da rispettare e da onorare quella necessità. E ovviamente questo include anche te, ovvero le tue necessità, non è che ti puoi trascurare. Quindi, se non sei realmente consapevole di cosa hai bisogno e soprattutto di ciò che ti aspetti dall'altra persona, allora pu puoi sentirti subito deluso da un comportamento dell'altro. Però puoi ignorare che magari l'altro sta dimenticando, oppure ignora completamente quello che vuoi, quelle che sono le tue esigenze. Ecco, non riesci a soddisfare i tuoi bisogni perché non li palesi. E così una volta una persona mi ha detto: sì, vabbè, ma se mi ama davvero lo sa, non li devo palesare. E qui viene il problema. Noi ci fraintendiamo anche quando parliamo, figuriamo nel silenzio. Quindi, se da un lato è romantico, una persona che mi capisce oltre la parola, dall'altra spazza via ogni dubbio, parla. Quindi, in questo caso, puoi chiedere ai tarocchi quali energie de devo soddisfare oppure cosa posso soddisfare dell'altra persona? Quali esigenze posso soddisfare dell'altra persona? Quarta tecnica, molto veloce e molto semplice. Una relazione è sempre un lavoro a due. Non esiste una persona che fa l'80% e una che fa il 20%. O meglio, esistono delle coppie così, ma fidati, sono infelici. Ora, affinché una relazione sia fluente e potenziante, entrambi le parti devono fare la loro parte. Scusate il gioco di parole. Ecco perché puoi chiedere al tarocco qual è la cosa più importante su cui possiamo lavorare a due per creare una relazione più armoniosa. Quinta tecnica, si rifà un po' quello che abbiamo già detto precedentemente, ti dico: devi comunicare. Già lo fai? Fallo di più. Senza comunicazione le relazioni si interrompono, le persone si allontanano. Ecco perché precedentemente ti dicevo che se da un lato è romantico vedere l'altra persona come qualcuno che ci capisce oltretutto, dall'altro ti dico che ti conviene parlare, tanto non costa niente, parla. Rendere manifeste delle necessità, dei pensieri, non è un punto di debolezza, ma è un punto di forza. Chiedete ai tarocchi come possiamo comunicare in modo più aperto l'uno con l'altra. Sesta tecnica, sesto concetto, chiamalo come ti pare, mi piace molto perché si tratta di concentrarsi solo su ciò che c'è di bello. Parliamoci chiaramente, tutte le relazioni hanno delle montagne da scalare. Proprio l'altro giorno, durante un consulto, stavo parlando con una persona che era rimasta ingabbiata in un litigio con la moglie di 8 anni fa. Ecco, 8 anni fa, durante questo litigio, lei si era lasciata scappare una frasetta abbastanza pesante che aveva ferito quest'uomo. E ogni volta che questo Cristo pensava a e sempre là andava con la testa a questa frasetta, vanificando pure i momenti belli che sono successi dopo. Ora, momenti difficili ce ne saranno sempre, se no non sarebbe una coppia. Ma concentrati su ciò che c'è di bello. Se ti sfugge cos'è bello nella tua coppia, no, non è una buona coppia, oppure puoi chiedere ai tarocchi cosa c'è di bello nella mia relazione. Settima tecnica, madonna quante sono, mi sono stancato. La settima non te la dico, ti lascio il link, te lo vai a leggere. Settima tecnica, dai, ricevere amore, ciao. Relax, I don't care.